Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un oggetto che vi aiuterà tantissimo a migliorare la qualità dei vostri video. Ovviamente vi lascerò i link in descrizione di tutti i prodotti che vi farò vedere per chi li volesse acquistare o solo per semplice curiosità. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Come tutti ormai sanno, la qualità di un video non dipende solamente da una buona fotocamera, ma soprattutto dalla qualità dell'audio. Esistono una infinità di microfoni che possono aiutarci a migliorare il tutto, ma per chi muove i primi passi nel videomaking e non ha tanti soldi da spendere, senza per questo però rinunciare alla qualità, ecco che viene in nostro aiuto questo microfono, il Rode Video Micro, piccolo, compatto e facilissimo da usare. Ma diamo uno sguardo veloce a cosa ci arriva all'interno della confezione. Il microfono con l'antivento o gatto morto, chiamatelo come volete, lo shock mounting, il cavo jack da 3,5 mm e un piccolo foglio illustrativo. Ma passiamo a vedere nel dettaglio un po' tutto. Lo shock mount ci dà la possibilità di attaccare il microfono direttamente tramite la slitta a qualsiasi fotocamera. O direttamente a un'asta per microfono grazie all'attacco a vite grande. Il microfono molto piccolo e compatto non ha bisogno di batteria. Questo per me è molto importante. Anche perché capita spesso di dimenticarsi di accendere il microfono o attaccare la batteria o la batteria stessa è scarica, di avviare la registrazione e di accorgersi solamente alla fine di non aver registrato l'audio. Ma grazie a questo microfono tutto questo non succederà più. Un altro punto a suo favore è il peso, che si aggira intorno agli 80 grammi. Quindi chi come me va ad usare questo microfono la maggior parte delle volte su uno smartphone, magari agganciato direttamente ad un gimbal, non va ad alterare l'equilibrio del tutto, grazie alla sua leggerezza. Continuando a parlare di smartphone, il cavo che ci arriva in dotazione dentro il pacco non è adatto per collegare il tutto a un cellulare. Per collegarlo c'è bisogno di comprare un cavo come questo, con jack TRS-TRRS. Ovviamente vi lascerò il link in descrizione anche di questo prodotto per chi lo volesse acquistare o per semplice curiosità. Ma adesso è arrivato il momento di testare il tutto, quindi andiamo in esterna. Perfetto, ora mi trovo in esterna, come al solito qui soffia il vento, speriamo che si sente. Al momento sto registrando con il mio smartphone senza microfono. E questo è l'audio del cellulare. Ora andiamo a collegare il Rode Video Micro.
Ok, in questo momento ho collegato il microfono al telefono con il suo filtro antivento, quindi andiamo anche a sentire come funziona il filtro antivento. Il vento c'è e si vede anche dalla barba. Bene, come avete potuto sentire, la qualità dell'audio è abbastanza buona. Il rumore del vento viene annullato quasi del tutto. Si sentono i rumori ambientali e basta. Quindi per me va più che bene. Bene, tornato in studio, posso concludere dicendo che lo consiglio a tutti. A tutti quelli che non vogliono spendere tantissimi soldi senza per questo rinunciare alla qualità. Certo, ha anche i suoi difetti, però l'ottimo rapporto qualità-prezzo ne fa uno dei migliori microfoni per principianti, ma non solo. Con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo inoltre di mettere un mi piace, condividere e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.